Amici di Telecosta Smeralda, io sono Ruido e questo è Tra chi sente e chi ascolta. Nuova stagione, esattamente la quinta, e vi portiamo tanta musica dalla Sardegna, ma non solo, tanti personaggi come lui. Ciao, sono Lord J, un rapper che ama infinitamente la Sardegna e le sue tradizioni. Cresco a Flumini di Quartu, a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, una zona caratterizzata da mare, campagne e colline. Ho sempre frequentato anche Cagliari, Quartu e ogni paese in zona dove venisse organizzata una jam. Alle scuole medie scopro l'hip hop, ma solo alle superiori pubblico i miei primi veri progetti musicali con la mia crew dell'epoca, La Casata. Parallelamente inizio a fare il videomaker. Nel 2014 esce il video Lo Show dello Show Show con Andrea Morfe e Horus, che ottiene un discreto riscontro nell'isola. Nel 2016 esce il video Dio l'Amico con Roby di Amicis e Domilingo e inizia una serie di collaborazioni live con la famiglia dello Studio 9. Nel 2018 esce il video di Cugini Gang con Kool Kaddish e anche con lui inizia una serie di collaborazioni come Nenno del Barrio, col video ufficiale e il mio primo featuring con Frax. Nel 2019 esce Genti Mala con Horus, primo brano e video dove c'è tanta influenza sarda. E da lì inizio ad autosoprannominarmi il Nuragico. All'inizio del 2023 esce il mio primo vero progetto da solista completamente ispirato alla Sardegna, Samutadori. Il beat è prodotto da Sardus Pater, con le launeddas che accompagnano. A Tra chi sente e chi ascolta, oggi ho il piacere di avere come ospite J, Lord J o semplicemente Yos. Ciao man. Ciao bello. Allora, abbiamo visto una presentazione che è quasi come una biografia, però quello che noi vogliamo fare di più è partire da lontano, ovvero da quello che è stato il tuo avvicinamento all'arte in generale, che può essere la musica, può essere qualsiasi altra cosa che, diciamo, ricopre un ruolo artistico nella tua vita. Come si è avvicinato Yos all'arte? Ho scoperto l'hip hop alle scuole medie. Da prima al writing, infatti ho fatto vari pezzi come writer, ma poi alle scuole superiori direttamente ho lasciato il writing e sono passato all'hip hop, da prima come ascoltatore veramente accanito. Dopodiché ho fatto i primi brani e avevo una crew dell'epoca, La Casata, in cui eravamo in tre. Abbiamo fatto vari live, vari brani in tutta l'isola. Diciamo il tuo primo testo scritto, come è nato e a quanti anni l'hai fatto? Allora, il primo è nato molto presto, sempre verso le medie, perché già da lì ho iniziato ad ascoltare hip hop e non so perché ho voluto provare. Poi dopo la cosa è diventata molto più consapevole, certo, ovviamente. Partendo dalle cantine come si fa di solito con gli amici e poi piano piano. Uscendo fuori. Nella biografia iniziale abbiamo visto tu arrivi dalla zona di Flumini, di Quartu. Sì. In questa nuova veste che abbiamo visto sul finale ti definisci il Nuragico. Sì. Hai cambiato qualcosa, infatti in questo caso noi partiamo dal presente nel presentarti, anzi scusando il gioco di parole, nel presente per presentarsi, anche i rapper dicono queste cose. Andiamo a vedere prima di tutto, poi ce lo racconti bene, questo video che è, diciamo, è il tuo nuovo progetto totalmente dedicato alla Sardegna e al sardo. Si chiama Samutadori, Lord J. Fra i miei pesi arrivo da notte, al tipo Samutadori. Mi sgama sai cosa arruga, sotto un ieldo tipo ladrone. Ascolta i citi senza di noi, Samutadori. Samutadori, 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 Samutadori. Hey. Uno, due, tre, sì, ando a ritmo tipo Samurra. Poi tagando da canto, questa potenza pare una azzurra. Magari sto cu. Oia, fra li tapizi, gusta re soia. Mi da donare, su co fai mio, posso spuntino, poi ta sigoia. Quando arrivo un'anta la su senor, e io manca i puro cantatori. Poi ta voto sta tradizione, tu sei pezza posso schidoni. Vino debra mai in vita, del nonno mio con sabigia. E si incide su del re, non sa scuppetta, non barra prima, eia.
Zi pesa monti, tu lo su vogu. Veso mu tetto se ballo dundu con vino un bono. Arriva des ma mutones, sona con isla un edas. Custa essa cultura e ya terra mari e verdas. Già sono un raggi con ceria mi sa mutador. Faccio video su monti tu esuta de su balazzone. Chi sono del domo su raga e mi gravi studio tutto su meri. Su unico lì bella pizza e sangri. Che fra sti muso che non mi tocca tanta ti mi fa di San Mesci nel sogo. Tanti mi busy finzendo nel logo. Tu che ta fra sti muso di casa poco. Go by, la gara non c'entra la fai su di nai. La gara con sti zola non esce ti mari. Sa gente dei noi si di te piscirai. Eia. Jay Samutadori e tra chi sente e chi ascolta su Telecosta Smeralda. Un'evoluzione di quello che era il tuo stile non prettamente in sardo. Come mai hai voluto cambiare così totalmente lo stile? Allora, possiamo dire che può essere anche un progetto temporaneo questo. Nonostante io spinga la Sardegna già da un bel po' di tempo, però in questo caso appunto al 100%, totalmente, proprio perché sono veramente appassionato alla nostra tradizione e quindi la voglio spingere, sponsorizzare a modo mio. A modo tuo, sì, sì, com'è sì. Il modo DJ? Allora, adesso questo primo brano ha una base drill, che è il genere, il sottogenere del rap che sta andando di più in questo momento, e io l'ho fatta a modo mio con le Launedas. Le Launedas sono suonate dal vivo o sono campionate? Questa volta sono campionate, ma abbiamo in progetto di suonare tanti strumenti tipici nelle prossime. Ok, ok, ok. C'è un team di producer, ti autoproduci, ti affidi a qualcuno in particolare per le tue produzioni? Questa in particolare è stata prodotta da un mio vecchio amico, Sardus Pater. Abbiamo avuto questa idea già da un po' di tempo, però non c'era stato modo, comunque i progetti che avevamo fatto ancora non ci piacevano per valorizzarli così tanto. Farà parte di, suppongo, di un lavoro completo, oppure anche tu sei tra quegli artisti che preferiscono il singolo spot ogni tanto? Allora, purtroppo perché sono un maniaco del controllo, faccio molti brani che non escono, quindi okay, purtroppo te li tieni. Sì, c'è qualcosa che sempre che non va, e allora al massimo rifaccio il brano dopo che gli somiglia, ma con qualche aggiuntina okay. Che lo rende migliore secondo me. Poi quando sei convinto al 100% allora pubblichi tutto quanto. Quindi purtroppo non riesco a fare un album perché io voglio farne uscire una dopo l'altra. Sarà proprio perché in questo periodo purtroppo bisogna essere sempre attivi. Sempre attivi sulle uscite discografiche. Bene, nella tua storia chiaramente come dicevi c'è anche un gruppo con il quale hai iniziato e hai fatto le prime esperienze live, ce lo vuoi raccontare? La Casata, eravamo in tre, io al tempo Jay Mosb. Sì, che poi, tra l'altro Jay Mosb, se non sbaglio, è anche un marchio che contraddistingue le produzioni video, perché sei anche videomaker. Sì, al tempo c'era sempre il mio logo Jay Mosb, videoproduzioni grande e grande, all'inizio dei video. Diciamo che nell'ultimo periodo mi sono dedicato al montaggio video più che altro per me, quindi ha girato meno solo okay. Come videomaker. Ok, quindi con La Casata com'è nato? Allora, uno dei tre membri è Andri, che è il mio migliore amico da bambini. Ok. Quindi è nato così, avevo lo studio in cameretta, con le scatole delle uova. Certo, non possono mancare le scatole delle uova, era l'isolante per eccellenza sì. Di tutti quanti i principianti nel mondo della musica. Li abbiamo avuti tutti. Esatto, ci devi passare per forza. Certo. Allora, e quindi la sera ci chiedavamo in studio e provavamo. E l'altro un amico che avevo conosciuto online, Alex DBG. Sì. E abbiamo intrapreso questo percorso, avevamo molto in comune tutti e tre, quindi abbiamo fatto moltissimi live, tutte le jam dell'epoca, con tutti gli altri artisti sardi, c'era una bella scena e ne abbiamo fatto parte. Bene, direi di andare a vedere Perquisa, che è un altro singolo, sì. È un po' più recente rispetto a quelli della Casata che, sì, con sì. Cui hai lavorato. A tra chi sente e chi ascolta c'è Lord Jay. Ah.
mi blocca lo sbirro, mi dà dello spaccino, perché sono tatuato, è vesto sportivo, per me è un infame, sei come Falcane, per fortuna che l'altro non è mica uguale. Sono un anno tranquillo, con la faccia da indigno, vado da mio fratello, non sto qui con lei che fa il figo. Tanto non trova niente, di certo non ciò che vorrebbe. Tanto non dico niente, son grande non temo tenente. Perdo la pazienza e perdo pure il treno. Mi fa la perquisa perché spera di trovare il premio. Mi spiace ma non è un genio e stasera non salva il mondo. Mi sgama che sono di Flumini ma quando mai lo nascondo. Ok, di peggio ma ti condanna, criminale per una canna. Ehi, hey, esce fuori di casa, sta al computer come la NASA. Sono adulto, dai, non ne ho voglia. Ehi, hey, questa roba mi annoia, come quando da Pischellini ci prendeva i nominativi. Ok, okay. Continua a ripetermi la stessa frase, pensa di essere più persuasivo. Dice dai toglila subito fuori, ma mica ho portato anche preservativo. Non ha capito e rimane zittito, gli è andata male signor generale. Non si disferi la roba, la fumo sul posto, l'odore rimane. Ehi, hey, rimetto a posto la roba nel trolley dopo che ci hanno ho giocato beach volley. Mi fissa ma faccio con calma, si manco prendessi la cazzo di Codey. Vuole portarmi in cella e io sono nei sogni. Tra chi sente e chi ascolta, quinta stagione. Oggi ospite Lord Jay, diretto da Flumini di Quartu, giusto? Zona è quella lì, è quella. Bene, abbiamo visto Perquisa, che è un singolo di cui ci vuoi raccontare un po' la storia di questa canzone. Va bene, certo. Allora, non è molto romantica perché parla di una perquisizione che ho subito un po' pesante. Semplicemente avevo voglia, come, di scrivere il tema a scuola su quello che mi è successo. Di raccontare quella che era l'avventura vissuta in quel periodo lì. Sì, ecco. Niente di che, voglio rassicurare tutti. È qua e quindi assolutamente nessun problema. Però diciamo che a quanto pare il mio aspetto può sembrare quello di una persona poco raccomandabile, a quanto pare, per le persone che mi hanno preso. Allora devo stare attento anche io, perché anch'io sono barbato, il cappellino un po' un problema, ecco. Bene, no, a parte gli scherzi, è proprio in questo brano parlo di Flumini. Sì. Ah, di Flumini, bene, sì, bene, 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 che comunque noi siamo molto attenti al territorio, a tutto quello che succede nella nostra zona. Nel nostro appuntamento abbiamo anche una domanda che facciamo a tutti, che è la seguente: tu devi un attimo immedesimarti in quello che potrebbe essere un tuo accanito fan, ascoltatore, che ti conosce benissimo, e io ti faccio questa domanda. Tu, fan di Lord Jay, di Jose o di Jay, senti o ascolti Jose? Lo ascolto, perché lancia messaggi sulla Sardegna e mi rappresenta parecchio. Io risponderei così. Ecco, no, infatti è giusto, ognuno poi ha la sua visione per quanto riguarda il tipo di messaggio che poi vuole dare a chi lo ascolta. Direi di andare a vedere un altro video, parliamo di Nenno del Barrio. Okay. Questa qui ci sono delle collaborazioni, giusto? Esatto. Chi c'è? Ci sono. Aspetta, tutta. Facciamo così. Ah. Vediamocelo, poi ne parliamo. Prego. Nenno del Barrio. Sono un nenno del barrio, schiamo le bitch ad ogni orario. Mi spiace per il tuo pivello ma è ordinario. Fumo sopra le Bimas, sopra le Benzes. Fumo la Kush e la tua tipa fa cess. Sono un nenno malvagio ma per lei te di per. Se ho dotto stampao ma io non ho fair. Vivo al centro del ghetto dove il cielo non si vede. Mi amano i burdi, ci gonfia le vele. Mi suonano il clacson in ogni zona e quartiere. La tua nenna glam mi caga fortissimo il piede. La sua amica è bassa che manco si vede, l'altra amica è gagge sul palco si siede. Sono un nenno del barrio, nelle curve da stadio. Io mi sento il demonio, ma le vuole il mio numero. Sono un nenno del barrio, sono un nenno del barrio, sono un nenno del barrio, siamo nenni. Nenna twer, che ci muovono il vano. Sei fantastico, grisati cremini, la che c'è un nenno nuragico. Nenno del barrio, di sabato sera scuno come della palio. Sono nenno del barrio, nelle curve da stadio. Io mi sento il demonio, ma le vuole il mio numero. Sono nenno del barrio, sono nenno del barrio, sono nenno del barrio, siamo nenni del barrio.
Tra chi sente e chi ascolta, quinta stagione, oggi ospite Lord J. Abbiamo appena ascoltato, visto e sentito, perché noi ascoltiamo, sentiamo e via dicendo, Nenno del Barrio, tante collaborazioni in questo video. Sì, è come. Ci sono Kool Kadish, Frax. Salutiamo Kool Kadish, è stato ospite anche della nostra trasmissione. E anche MC Cavallo come produttore. MC Cavallo. Vedi, MC Cavallo è uno che mi manca qua. Non so se stia producendo ancora. Sì, certo. Sta producendo, sì, e sì, allora verrà, sarà, facciamo lo spoiler, chiameremo MC Cavallo. Ecco, così. Ecco, com'è nato questo, diciamo, è una sorta di, chiamiamola posse track? Ci può stare. Ci può stare, certo, no? Certo. Com'è nato questa collaborazione? Allora, devo dirti la verità, qua ho lavorato quasi, voglio dirlo, quasi come gli artisti molto in alto, perché questa canzone mi è stata già mandata una bozza col ritornello. Ah, ok, quindi ti è arrivato già pronto, sì. Ecco, hai dovuto solo scrivere la tua strofa. L'ho apprezzato molto perché è stato in realtà di questo mio amico Sardu Spatter. Ok. In ogni caso abbiamo pensato subito a Frax con Kool Kadish, perché noi, io e lui ci sentiamo molto, e quindi abbiamo detto facciamo questo brano e chiamiamo Frax. E lo conoscevamo già, soprattutto lui, però non ci avevamo ancora collaborato. Ebbene, gli tre stili si sono uniti perfettamente. MC Cavallo è stato un ottimo produttore, ha mixato tutto perfettamente. Siamo molto curiosi poi di vedere tutte le produzioni. Andiamo a vedere un altro progetto che ti ha visto protagonista anche in diversi palchi della Sardegna, ovvero il progetto insieme a Horus, con il quale avete anche aperto diversi live importanti. Sì. Chi per esempio? Nitro, Salmo prima, dopodiché Nitro... Per il Radiolina Music Contest. Ok, sì, ricordo che eravate arrivati in finale, sì, e eravate riusciti a partecipare a una delle serate, se non sbaglio, del Poetto Nero o Poetto Fest. Poetto Fest, ecco, bene. Ma andiamo a vedercelo? Certo. Tra chi sente e chi ascolta, oggi Lord J, Gentimala. Su casino con gente mala, chi ci fuma dotto e dopo bardara, che poi non li svegli manco a colpi di pala. Tutti i mineni in scimmia, li troviamo in piazza trassa di pigna, insieme a tutte quante le nene in vita, che quando arriviamo ne stupano birra. Sai che la nostra madrelingua è la sarda, gente infogata che città che ci sfiamma, le piace la nostra vera musica a Gaza, sai che queste giorni la gente si grava, chiami droghini tutti i miei cugini, ma è gente che sono fatto su tusciri, con le crisi se gli alecchini, poi t'hanno tu fanti, bosi vai biri. In alto tra l'Ipei, nena tu codami un Uvei, siete montati con pochi risultati, bevete il mio sburro tipo milkshake. Non facciamo i fatti, siamo sempre fatti, pieno di collane, pare un Urrei. Siete troppo scarsi, siete figli di sarda, brucio sta bandiera, fanculo sa lei. Se su genti maca, se su genti sarda, gusta l'eppa pronta in sua busciaca. Dogna botta che sta scusa è pronta si imposta, è stagione gassa. Non faccio all'estero ma do godo fisso, e gli anni non la che godo fisso. Tu di farsi mando ma successa cazzo, e sti meglio gira valla gito. Genti mala, in astronavi sardana, genti mala, in vita dicono fiamma, ogni nenno si sprama, ogni nenna c'ha framia, ogni nenno si sprama, ogni nenna c'ha framia. Siamo la voce della Sardegna, voce dell'indipendenza, gente che non si rassegna, perché sa di avere una certa potenza. Vengo dal cielo in astronave sardana, con la barba nera come l'ossidiana, la testa di granito contro chi ci infama, l'imponenza dei giganti di Monti Brama. Non scala sociale, sono in cima al nuraghe, fidati che parlo come un continentale, sto con i cugini con il cielo scunnato, non con un finto ricco che fa lo stronato. Tutto amminato che ne sei di noi, fai il pazzo commenti ma se sei uno boy, ti ascolta la tua crica a callona. Tra chi sente e chi ascolta, Gentimala, qui c'è Lord J, e questo è il progetto appunto di cui parlavamo poco fa insieme a Horus, che vi ha dato comunque un bel po' di visibilità. Sì, certo.
ci ha dato un bel po' di visibilità, anche la presenza di Horus certamente, e poi anche perché con questo progetto abbiamo iniziato proprio a ispirarci parecchio alla Sardegna per fare i brani. E questa cosa ovviamente è piaciuta molto a chi ha la stessa passione per la nostra terra, ma anche a molti altri che hanno visto che comunque ci impegniamo in quella direzione. Bene, come ti comporti sui social in generale? Sono molto social. Molto social? Sì. Sei sicuro? Sì, sì. Ok, allora adesso noi andiamo a farci i fatti tuoi, andiamo a scrutare, a vedere un po' quello che combini nei tuoi profili personali e non solo. Perfetto. Allora, partiamo da Instagram, okay. Vediamo un pochettino. Allora, io voglio andare in fondo, eh? Non puoi sfuggire a questo. Vediamo un po'. Tu sei tra quelli che non cancellano i post, è questo già? Lascio i più importanti, ecco. Quelli vecchi. Ok, ok. Qui c'è, ecco, questa qui è una foto che mi piace vedere. Esatto. Con La Casata, quindi sì. Il tuo primo gruppo. E questo era un nostro disco. Codice Esplosivo Mixtape Volume 1. Sì. Bene, quindi con un profilo molto molto artistico. Io questa zona la conosco molto bene. Eh sì. Questa è Masua, uno dei tramonti più belli della nostra isola. Esatto. Andiamo avanti. Bella, qui dove sei? Qui sono nel pinnetto di un mio amico. Ah. A Sinai. E questo è il video di Gentimale. Gentimale, esatto, che abbiamo visto. Ok, qui foto sempre shot fotografici. Curi molto la parte grafica, vero? Sì. Ti piace? Voglio che abbia un'apparenza abbastanza professionale. Esatto, qua invece questo qui è uno shot di Samutadori. Sì. Samutadori, eccolo qui. Qui dove sei? Qui sono a Cagliari, a Castello. Poi ci sono dei video, questo è un live. Questo è un live con la Karate Records. Questo ed è un live di Perquisa. Ah, ok. Karate Records, i miei fratelli, li saluto. Salutiamo, conosciamo benissimo, saranno anche ospiti. Alcuni di loro sono già stati qua come ospiti, ma li avremo quasi tutti. Allora, vediamo anche TikTok. E di solito non guardiamo mai TikTok degli artisti. Anche qua cosa... vediamo un po'. Partiamo. Cioè quasi solo roba musicale. Questo è Mister con Manuel Cresi, rapper quartese. Ok. Quando un sardo ti dice che la lingua sarda è grezza, non puoi che fare questa cosa. Eh beh, certo, dobbiamo essere fieri della nostra lingua, assolutamente. Bene, quindi se volete seguire Lord J, trovate Lord J _ J Mosb su Instagram, mentre Lord J Nuragico su TikTok, non prima chiaramente di aver seguito la pagina di Tra chi sente e chi ascolta e Telecostal Peralta. Ruido, Lord J, Sardus Pater, yeah. 1, 2, 3, si anda al ritmo di Pusamurra. Poi tagantu tagantu dessa potenza pari una azzurra. Manche ristocu, oia, fra li da bisi gustare zoia. Mi da donara su gopai mio, posso puntino, poi ta si goia. Canda ribunanta la su senori, e ya manca i buru cantadori. Poi ta botto sa tradizione, tu i seppezza posso schidoni. Vino de brama in vita, de nonno mio con sabbingia. Bessinci de su terreno, sa scuppetta no parra prima, e ya. Si è pesa monti, quello su vogu. Veso mutetto se balutun tu combino bonu. Arriba te sbamutones, sono agonis naunedas. Custa essa cultura e ya terra marie verdas. Zo sono raggi cuzzerra mi sa mutador. Faccio video su monti tu asuta de su balazzone. Chi sono detto mus nu raga menir. Mi gravi studi tutto su meri. Su nicoli bai e pizza sadrir. Getta frasti musu gano mi doca. Tanti mi vanti sa mesi ne so. Tanti mi bisi fizzendo nel logo. Tu getta frasti musu bigas a vogo.
go by. Laga non c'entra la fai su di noi. Laga con stisola non esce ti mari. Sa gente de noi si di depiscirai. Eia. Ma tra chi sente e chi ascolta, anche oggi purtroppo siamo arrivati alla fine. Io ringrazio tantissimo Jose, grazie di cuore per essere venuto con noi, averci mostrato la tua arte, la tua storia, e chiaramente ti auguriamo sempre il meglio in carriera artistica, in quello che vuoi. Grazie mille. Noi ci ritroviamo la settimana prossima, sempre qui su Telecosta Smeralda. Io sono Ruide e questo è Tra chi sente e chi ascolta. Bless!